Crescono le voci contro i rigassificatori previsti a Porto Recanati e a Falconara, mentre i sindaci di 14 comuni delle province di Ancona e Macerata si uniscono per dire no grazie. I comitati presidiano il Consiglio regionale incontrando i capigruppo. La richiesta, sposata anche dal PD di Falconara con il coordinatore Franco Federici, dare un messaggio, cioè il no all'impianto previsto dall'API 16 km al largo della raffineria. Un no che viene dichiarato negli incontri informali o quant'altro e che stenta a divenire un atto ufficiale della Giunta. Non capiamo come motivazioni tecniche che hanno portato gli uffici della Regione a dichiarare il no per Porto Recanati invece sia stato un parere favorevole per Falconara. La maggioranza e il suo partito principale, il PD, prendono tempo. Il governatore Spacca e l'assessore Donati hanno chiesto al ministro Romani di rinviare la conferenza dei servizi prevista per il 27 di aprile. Si tratta dell'ultimo tassello prima del via libera definitivo, senza risposte via ad una risoluzione in consiglio regionale che dica no. Documento già chiesto oggi ma non votato, così come le mozioni che slittano al consiglio del 19 aprile. Se noi oggi dovessimo discutere nel merito delle mozioni, verrebbe fuori una sintesi unitaria per dire probabilmente un no nel merito delle mozioni. Questa risoluzione oggi non ci questa sarà. Questa non c'è, è necessario sapere qualcosa in più di politica energetica nazionale. È ora che la Giunta prenda delle decisioni chiare, cioè non si può continuare ad amministrare una regione per poi rinviare i problemi o addirittura proporre delle mozioni che sono semplicemente delle dichiarazioni di intento quando poi si ha la possibilità di prendere dei provvedimenti invece legislativi. Si tratta di una decisione difficile, ammette l'assessore all'ambiente Sandro Donati, ma faremo la nostra parte. Quanto al sì per Falconaria e al no per Porto Recanati, chiude Donati. Il progetto della zona sud aveva carenze tecniche, quello dell'API ha ottenuto l'ok alla valutazione di impatto ambientale.